Care amiche ed amici, sto in questo momento finendo di vedere il telegiornale. Questa mattina, intorno a mezzogiorno, ho fatto nel mio canale di Spreaker Santen Chan un live broadcast. Adesso sono le 15:30, là forse sono le 20:30 o le 19:30. Chissà che fate a quest'ora mentre mi ascoltate. Come è successo ultimamente, anche questa mattina, il live che ho fatto non è rimasto caricato nel mio canale di Spreaker. Forse si sarà trasmesso dal vivo, ma non è rimasto come podcast. Comunque, qua il tempo è variabile. Questa mattina era grigio, umido e c'era nebbia. Adesso si è diradata la nebbia, ogni tanto salta il sole. Ma promette pioggia ed è grigio. E beh, quello che ho detto questa mattina erano soprattutto delle considerazioni che trasmettevo. Innanzitutto saluto di nuovo tutti i miei amici. Spero che Laura Pessino abbia la possibilità di risolvere i problemi che ha in famiglia, che tutto gli vada per il meglio. Poi Elo Viola, Mimmo Corcione, complimenti per le bellissime ricette, e Marco Travaglio, come stai? Ti ho mandato dei consigli in YouTube e quindi adesso volevo dirti che mi è molto piaciuto quando hai mandato in crisi a Bersani, che ti ha pure minacciato, ma un personaggio così comico, chi lo prende sul serio? Un momento che torno. Dicevo, Vincenzo Ferrani stava lavorando ad un cartone animato per ispirato al flauto magico di Mozart. Ce ne parla Vincenzo. Questa mattina facevo i complimenti a te, Marco Travaglio, per aver messo in difficoltà Veltroni ed anche Bersani. Ma dove l'hai studiata la storia? Gli dicevi a Veltroni, su Topolino, quello mi ha fatto morire da ridere. Ma soprattutto le facce che il poco serio Bersani ti faceva e le occhiate fulminanti, ti avrebbe incendiato, bruciato vivo. Io pensavo, forse starà recitando fra sé la poesia «Se io fossi fuoco, ti brucierei vivo». Ti guardava come per fulminarti con quello sguardo scuro. Però anche quando vuole essere cattivo e serio, fa ridere, non so, con quella pelata che ha, c'aveva gli occhi più luccicanti, lo sguardo più luccicante che il brillo della sua pelata sotto il riflettore dello studio. Uè, non stiamo qui a mica a scherzare, perché lo dice in una forma che è comica. No, sta lì a parlare sul serio, e quello è il suo dramma, è che lui parla sul serio, si incazza, mi fa ridere. Ma adesso, Travaglio, prova della tua imparzialità, serietà professionale, e che anche Grido ha iniziato magari a mandarti a fanculo. E Casaleggio, che poi Beppe Grillo non è mai stato originale in questo,
Io dal primo Vaffadei che ha fatto mi ricordavo di Giorgio Bracardi, il grandissimo comico, che lui, i politici della Democrazia Cristiana, li mandava a Fangala, Fangala, ding, Fangala, Fangala, con il personaggio che faceva di Catenacci, no? E... e anche tutti gli altri personaggi di Sette Folli. Quindi Giorgio Bracardi è stato un grande attore e Sette Folli purtroppo la RAI non lo trasmette più, perché dovrebbe essere una pietra miliare nel cinema umoristico italiano, e invece è sottostimato, ma veramente una genialità unica, Sette Folli. Giorgio Bracardi è eccezionale, e quindi dicevo, lui già mandava i politici con quei dentini piccolini, quella vocina piccolina che hanno, quelle manine piccoline sudate, chissà che avrebbe detto di Bersani e di quell'altro politico, adesso mi sono scordato, Veltroni, uno tende a scordarseli. E quindi dicevo, bravo Marco Travaglio, che sei imparziale e li fai incazzare tutti. Altro che qualcuno ti critica per un tuo eventuale opportunismo. Invece no, se fossi opportunista qualcuno non si arrabbierebbe mai. Invece si arrabbiano perché gli dai il fatto suo. E vi ripeto come sempre che se non trovate più qualche episodio è perché l'ho cancellato, c'ho un account gratis perché sono disoccupato, ma prima di cancellarlo il programma radio lo salvo nel mio canale di YouTube Santin Chan, quindi quando volete ascoltare qualche altra trasmissione, a parte a cercare con il Brownsware, per esempio Google Chrome e Santin Chan, potete mettere nell'esploratore Santin Chan Spreaker e vi salteranno anche i programmi che ho salvato in YouTube, però potete andare al mio canale di YouTube Santin Chan e lì trovate molti episodi che avevo registrato già da 6 mesi in Spreaker e che ho dovuto cancellare. A questo proposito non so se continuerò a fare i commentari al TG o magari fra un po' cancellare già le trasmissioni che ho fatto, commentari al TG, perché occupano più di 2 ore di tempo. E in pratica io così ho sempre 7 ore a mia disposizione, no, 2 ore a mia disposizione. E invece se li cancellassi ci avrei almeno un minimo di 4 ore. Però non vorrei cancellare dal mio canale radio Santin Chan Spreaker cose che magari voi ascoltate. Quindi fatemelo sapere, magari attraverso il mio email o Google Plus. Io sto quasi tutto il giorno attraverso del mio cellulare Wi-Fi in Google Plus. Se volete contattarvi con me direttamente potete farlo in Google Plus San Ten Chan. Magari mettete nei vostri circoli, nei vostri contatti il mio profilo di Google Plus San Ten Chan e iscrivetevi al mio canale di YouTube Santin Chan e vi ringrazierei molto. Poi va una considerazione a parte, cioè io ho notato che non basta che ti vedano il video, dovrebbero fare clic in mi piace, mettere il video nella lista dei favoriti, oltre a vederlo anche fare clic nel banner pubblicitario. Quindi vi ringrazierei molto se mi appoggiaste facendo clic nel banner pubblicitario
dei video miei che vi piacciono di più, o magari in tutti i video. Così mi sopporterete, perché io sono disoccupato e prima o poi dovrò incluso cambiare il parco tecnologico che impiego, se no non potrò più continuare. Vi ringrazio fin da adesso della vostra buona volontà. E Marco, Marco Travaglio, te l'ho già detto, no? Mi piacerebbe essere un giornalista, uno scrittore. Se ti serve un collaboratore per il Fatto Quotidiano, puoi sempre rivolgerti a me. Poi io all'inizio pensavo che fosse, quando l'ho sentito la prima volta, il Fatto Quotidiano, il giornale, di una comunità filantropica, tipo la comunità di Muccioli, no? E poi adesso, dalle reazioni di Bersani, di Veltroni, anche di Grillo e di Casaleggio, vabbè, quelli di Berlusconi già da tempo, ho capito a cosa ti riferisci tu, nella tua sottigliezza intellettuale, al Fatto Quotidiano, che ogni volta ti fai un politico nuovo, cioè ogni volta riesci a sfottere un politico nuovo, pizzicandolo nelle cose che fa male. Quindi è toccato a Bersani, quando non ha potuto giustificare il fallimento di un'intera banca, essere il fatto del giorno. Poi è toccato a Veltroni, quando spiegava male il fallimento del PD, essere il fatto quotidiano. Adesso il fatto, il fattone, è niente di meno che Grillo e Casaleggio. Anche il Fatto Quotidiano è stato Berlusconi, quando non poteva spiegare tutte le orge, tutte le cose che stanno investigando, e quindi ecco, bravo, io sono con te, ti appoggio, perché è giusto, bisogna che rimangano fatti questi politici qua, qualcuno lo deve fare, perché se no ci continuano a fottere tutti i giorni con le loro dabbadaggini e nessuno li fa a loro, è un'ingiustizia. Invece così, ecco, chi la fa, l'aspetti. Loro ce la fanno franca e noi almeno li facciamo a loro. E, come dire, questo inciuccio, questa opposizione nel governo, al governo, tutti quanti insieme. Adesso i grillini, che sono così rigidi nella loro linea operativa, sembra quasi che i Khmer Rossi con Pol Pot, soltanto che meno sanguinari. Perché qual è la loro repubblica ideale? Una repubblica popolare di Kampuchea? Boh. Dovrebbero essere più aperti, perché rischiano di essere come i testimoni di Geova, che qualcuno chiama di Genova. I testimoni di Geova criticano tanto i cattolici, soprattutto per la loro storia inquisitoriale medievale, e poi hanno un'organizzazione così piramidale, verticalicistica, rigida, schematica, dogmatica, dottrinaria, che addirittura le preghiere vengono tutte dalla Watchtower, non si può cambiare neanche una virgola, devono recitare tutto a memoria, come gli viene detto. Ecco, Grillo e i suoi stigmatizzano così tanto la Seconda Repubblica, che io non mi sono neanche reso conto che esisteva. E poi sono peggio della Democrazia Cristiana e della Prima Repubblica, o di qualche gruppo militante. Il problema è proprio quello, che sono un movimento che fino a che si continua a muovere possono rimanere amalgamati. La volta che
che cristallizzano una teoria, una dottrina politica, un'ideologia,